Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, vostro tecnico digitale, e oggi vi faccio vedere come ho montato il mio Nettamo. Vi faccio vedere come si può montare, perché in tanti me l'avete chiesto di come si può montare questo dispositivo. È molto semplice da montare perché ci sono varie tipi di installazioni. Lo potete installare, cioè se avete il vostro vecchio termostato, levate il vecchio termostato e mettete, adesso vi farò vedere i pin, i filetti direttamente qui, e lo potete comandare anche da questo qua. Quindi adesso vi faccio vedere, vi mostro un po' com'è il montaggio e iniziamo. Vai! Che oggi la sigla non c'è. Allora, quindi partiamo. Questo è il termostato. Non ci fate caso a questo perché mi devono venire ancora a sbiancare, quindi ancora non l'ho fissato. Sì, lo so, c'è stata le feste, tutto quanto. Come si dice dalle nostre parti, il calzolaio va in giro con le scarpe rotte. Il tecnico digitale va in giro con le cose digitali mezze andate. Bello, eh? Ok, allora lasciamo perdere questo. Quindi iniziamo. Questo è il termostato della Nettamo. Adesso io vi faccio vedere da più vicino. Questo è il vostro termostato. Qui avete in pratica due pirolini che vanno incassati qui. Vanno incassati sulla sua basetta, e questa basetta ha gli attacchi del vostro termostato, vecchio termostato. Se voi andate ad svitare il vostro termostato, vedete che ci sono due filetti. Questi due filetti li collegate qui dentro. Ci saranno le indicazioni necessarie sul libretto di istruzioni. E mettete quei due filetti qui. Quindi, perché il termostato è un contatto, questo termostato in pratica vi fa da contatto e lui viene attaccato direttamente alla caldaia. Quindi se voi avete i filetti che vengono direttamente dalla caldaia, che farà lui? Attiverà questo contatto e farà accendere la caldaia. E questa cosa è molto semplice. Poi il termostato Nettamo, adesso vi faccio vedere, ha un altro dispositivo. Quale è? Adesso andiamo a vederlo, così vi faccio vedere come questo dispositivo si connette a internet e puoi anche collegare cioè il trasmettitore del Nettamo, lo puoi collegare direttamente alla vostra caldaia. Se questo termostato non ha i filetti qui, come vedete qui, questo termostato non c'è. Io ho messo solo la base per farlo tenere a muro e basta. Poi l'ho collegato, adesso vi faccio vedere, alla mia stufa in questo caso, o voi potete collegarlo direttamente alla vostra caldaia attraverso il suo dispositivo trasmettitore, che lui si collegherà direttamente a internet e vi darà tutta la procedura che vi ho fatto vedere prima. Poi voi lo aggiungete, c'è la procedura scritta da Nettamo ed è molto semplice, e seguite l'applicazione che ve lo dice passo passo come regolarla e avrete il vostro termostato. Adesso andiamo a vedere il trasmettitore, cioè il centro di comando di questo termostato. Allora, eccoci qua. Questo è il centro di comando, cioè sarebbe questa scatoletta qui, che in pratica ha due fili in questo caso. Questi due fili in pratica possono essere anche tolti e ci si può attaccare direttamente alla spina di corrente. Io ho usato questo tipo di collegamento perché questo tipo di collegamento in pratica mi va sulla stufa. Questa è la mia stufa pellet. In pratica questo è il cavo di collegamento, era un po' corto, quindi l'ho dovuto allungare. L'ho attaccato direttamente al contatto che fa accendere la stufa.
e questo mi comanda direttamente la stufa. Questi due fili, in pratica, questi due fili sarebbero il contatto che arriva direttamente, che può essere collegato alla caldaia, può essere collegato all'impianto termico che avete a pavimento, a tante cose. E avete qui il cavo di alimentazione. Se invece avete il collegamento direttamente sulla postazione dove andrete a cambiare il vostro termostato, questi due fili non ci sono. Questa si attacca direttamente alla presa elettrica, perché a seconda del collegamento avrete o la presa elettrica o questa cosa con due fili, che uno alimenta questo qui e l'altro alimenta o la caldaia o quel che sia, quello che volete collegare. Vi sto facendo vedere in pratica come si collega il nettamo, ma la maggior parte di tutti i termostati smart si collega in questo modo, quindi è molto semplice l'installazione. Potete farla voi tranquillamente, non mi serve un tecnico o un coso. Se siete abbastanza bravi con i fili elettrici e a fare due buchi sul muro, non c'è problema. Io adesso qui l'ho collegata in questo modo perché dopo qui ci andrà un mobiletto che andrà a coprire tutto, quindi non si vedrà niente. Però diciamo che questa è una connessione normale. Voi ci attaccate direttamente la stufa o quel che sia e il gioco è fatto. Allora, come avete visto, questo è un semplice collegamento di un termostato. Lo potete mettere in qualsiasi casa, in qualsiasi appartamento, basta che avete una connessione a internet, perché questo, per regolarlo, vi serve una connessione a internet. Se non avete una connessione a internet, vi dico che questo termostato è quasi inutile. Vi comprate quello manuale e a posto, perché lui deve essere sempre connesso a internet. Io in questo caso ho la casa con tutto internet, si connette e via. Quindi, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale, scrivi i tuoi commenti. Se non hai capito qualcosa, cercherò di farvi altri video dedicati e niente. Se volete qualcos'altro per il risparmio energetico della vostra casa, visto che in questo periodo il risparmio energetico è molto importante, soprattutto con i prezzi delle bollette che vanno alle stelle, questa potrebbe essere una soluzione molto valida. Come ho detto già nei precedenti video, mi raccomando, state molto attenti. Sono cose ovviamente elettriche, ma con un minimo, basta guardare le istruzioni che ci sono scritte nella scatola del termostato e si installa e si configura tranquillamente. E per questo video è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale, è tutto. Mi raccomando, metti mi piace per far vedere questo canale sempre di più, stiamo crescendo sempre di più. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!